Signore e signori, mi presento, mi chiamo Francesco Spataro, vivo a Cerro Maggiore da 30 anni e esercito la professione di avvocato a Milano. Non ho molte esperienze politiche, devo dire la verità, ma nel 92-93 sono stato consigliere del Consiglio Comunale di Cerro Maggiore con la giunta del sindaco Pagliari, questo mi porta in conferma, e nell'ambito di quel consiglio ho promosso delle iniziative, tra cui favorire la promulgazione della legge cosiddetta Lazzati, che impedisce al soggetto mafioso che fa parte della criminalità organizzata di fare propaganda politica a favore del candidato. Questo successe nel 93, questa promulgazione, ma la legge poi fu attuata nel 2011. Con la collaborazione dell'amministrazione comunale odierna abbiamo organizzato l'anno scorso un dibattito su questa legge, abbiamo invitato il presidente eletto di Corte di Cassazione, dottor Romano De Grazia, abbiamo anche invitato professori di università che hanno dibattuto su questo argomento. L'unica cosa che mi rammarica è che c'erano pochi cittadini cendresi a questo dibattito. Lo spirito con cui io mi pongo come candidato sindaco a Cerro Maggiore è lo spirito di essere il sindaco di tutti. Io non sarò il rappresentante di certi gruppi economici di Cerro Maggiore, di certe famiglie che contano a Cerro Maggiore. Io sarò il cittadino di tutti, il sindaco di tutti i cittadini di Cerro Maggiore, e farò gli interessi di tutti i cittadini di Cerro Maggiore. La mia lista è composta da persone semplici, umili, non arroganti, che sono disposti al dialogo con tutti. Adesso continuo con il dare le risposte alle domande che Lachi ci ha fatto. Quindi, con riferimento alla prima domanda, che riguarda lo sviluppo edilizio urbanistico di Cerro Maggiore e Caltalupe, con particolare riferimento al risparmio di suolo, e una domanda quindi specifica rivisitazione del PGT, l'opinione di Fratelli d'Italia sullo sviluppo edilizio urbanistico di Cerro Maggiore consiste, quanto al risparmio di suolo, nel favorire il recupero degli immobili esistenti. L'espansione di un PGT comporta che l'amministrazione debba provvedere ai servizi, e quindi alle fognature, alle strade, ai servizi tecnologici. E l'attuale situazione economica in cui versiamo non consente a qualsiasi amministrazione di poter disporre di tali investimenti. Ecco quindi la nostra soluzione nel recupero degli immobili già esistenti. Necessita che quindi il PGT venga rivisto, individuando le aree per l'applicazione della legge numero 167, ossia la legge per l'edilizia economica e popolare, ed aree destinate all'industria e ovviamente anche all'artigianato. Queste proposte erano previste nel vecchio piano regolatore del 2004, ma l'amministrazione leghista le ha cancellate quando fu approvato il bilancio preventivo
definendo l'edilizia economica e popolare come una creazione di ghetti. La questione delle aree per l'edilizia economica e popolare è stata ignorata dall'attuale maggioranza nell'estensione del PCP. La Giunta Lanzati, con la loro politica di non ascoltare i suggerimenti posti in commissioni tecniche nei consigli comunali della minoranza, ha subito 8 ricorsi da parte di cittadini che sono costate alle casse comunali la bellezza di 60.000 euro. Quanto al problema di costruire sul suolo vergine, la nostra opinione è che il suolo vergine debba essere conservato e debba essere salvaguardato con il mantenimento di aree destinate a zone agricole e destinate al verde. Quanto alla domanda se debbano esserci interventi prioritari sui edifici fatiscenti dei centri storici, ovviamente per non sfruttare il suolo vergine che bisognerà fare, è necessario che si facciano degli interventi di recupero degli edifici del centro storico. Qualora la legge consenta all'amministrazione di intervenire sui proprietari di tali immobili, saranno agevolati tali interventi di recupero. Gli edifici storici dovrebbero essere posti sotto la tutela della sovrintendenza al patrimonio delle belle arti e sarebbe utile pertanto fare un censimento degli edifici storici, una valutazione sulle opere da effettuare al fine del loro recupero, evitando così, come è successo, l'abbattimento di una struttura storica per Cielo Maggiore che, come quella che era la scuola Strumino, che risaliva al 1915. La domanda invece numero 5, e cioè quale destinazione dare alle aree industriali dismesse? La nostra intenzione è quella di riqualificare sicuramente tali aree in questione con destinazioni varie, che possono spaziare dall'artigianato all'industria, senza tralasciare anche l'ipotesi di collocazioni in tali aree di mercati prioritari. Dobbiamo però subordinare le concessioni alla realizzazione di impianti fotovoltaici che possono rendere la struttura autonoma dal punto di vista energetico e a basso impatto ambientale. Ovviamente il surplus di energia ricavato dovrebbe essere destinata a strutture pubbliche e alla illuminazione del paese. Quanto alla domanda numero 6, e questa è la domanda che riguarda la questione IKEA, la posizione nostra è ben netta e chiara. Dobbiamo dire che Fratelli d'Italia è scesa in campo sin da quando il Consiglio Comunale è venuto a conoscenza di tale insediamento e la sua posizione è sempre stata univoca e chiara: no al suo insediamento. Tuttavia, la poca chiarezza dell'attuale maggioranza sull'argomento, che ha sempre negato l'esistenza di incontri bilaterali tra l'amministrazione e la proprietà, ha fatto sì che lo studio sulla fattibilità dell'insediamento andasse avanti sino alla sua conclusione. Noi diciamo, se ancora c'è spazio di trattative dovremo subire una tale opera, incorreremo a chiedere autorizzazioni all'assunzione del personale residente in Cielo Maggiore Cantalupo con una percentuale del 40%. Tuttavia abbiamo in alternativa un'altra soluzione, una soluzione che potrebbe dare a Cielo Maggiore benessere, lavoro, turismo, un qualcosa di diverso, che ovviamente se io diventerò sindaco avrò piacere di scoprire. Sulla domanda numero 7 che riguarda la viabilità e quindi sulla viabilità del territorio, la soluzione proposta dalla maggioranza usciente della costruzione della circonvallazione con il tracciato attuale previsto
Per noi non risolve il problema della viabilità di Cerro Maggiore. Sarebbe più un grosso impegno economico che l'amministrazione non potrebbe sopportare vendendo i territori. Sarebbe stato più utile, allora a questo punto, coinvolgere nel programma l'Auchan, come si era fatta nella prima ipotesi. A questo punto quindi noi riteniamo che l'agenzialina, il cosiddetto dell'agenzialina, sia un'opera dispendiosa e inutile per risolvere i problemi di viabilità di Cerro Maggiore. Penso invece che la tangenzialina risolverebbe la viabilità degli altri paesi, così come è stata progettata. Siamo favorevoli ad incrementare le piste ciclabili, io personalmente sono un ciclista, quindi viva le piste ciclabili. Siamo favorevoli inoltre alla chiusura con orari determinati al centro storico nella giornata di domenica, purché il centro storico però diventi un centro di aggregazione per le famiglie e i cittadini in genere. Non voglio un centro storico dove non c'è nessuno ed è buio. Per quanto riguarda i dossi, io direi proprio di eliminarli totalmente, inserendo al loro posto delle centraline di rilevamento di velocità con un sistema autoveloce. Nel settore sociale cosa si può fare per favorire i posti di lavoro? Cerro Maggiore, Cantalupo, ha fame di lavoro. Le opere caritatevoli sono degne di encomio, ma non risolvono però il problema. Occorre dare quindi opportunità di lavoro ai cittadini. La soluzione che potrei dare in alternativa a quella di Ricchia potrebbe essere una soluzione giusta. Tuttavia è necessario creare le premesse per i posti di lavoro, ecco perché noi siamo favorevoli agli interscambi con i paesi della Comunità Europea. Facciamo venire qui i paesi della Comunità Europea e noi andiamo da loro per vedere come agiscono, come lavorano, che modo di pensare hanno. Dal punto di vista culturale sono importanti perché poi con gli interscambi culturali arrivano anche gli interscambi economici. Prendiamo esempio dai paesi della Comunità Europea. Nel nostro programma, innanzitutto, con riferimento alla domanda numero 9, che parla di piano per l'edilizia economico popolare, e nel nostro programma è inserito un punto, infatti, che prevede l'individuazione di aree destinate all'edilizia economica e popolare. Quindi è nostra intenzione agire in tal senso. Con riferimento invece alla domanda che riguarda la democrazia partecipativa, si chiede se ci sono proposte per allargare la base sociale e rendere più trasparenti le relative decisioni. Certo, l'odierna giunta si è dimostrata chiusa ed arrogante con la cittadinanza, non sapendo dare delle risposte alle loro richieste. La trasparenza della composizione della cosa pubblica non è certo data dalla pubblicazione di un giornale come quello che può essere Cerro Notizie, che oltre a fare una semplice propaganda a chi governa ha un costo notevole per l'amministrazione. Non siamo per abolire l'attenzione Cerro Notizie, ma per ridimensionarlo e per avere invece un mezzo, uno strumento di comunicazione più obiettivo. Io voglio che il cittadino, se ha da lamentarsi con me, si lamenti. I consigli comunali devono essere online, il cittadino deve avere la possibilità di assistere ai consigli comunali online. Quindi questo cosa vuol dire? Creare una struttura, una rete che dia la possibilità al cittadino di vedere il consiglio comunale.
di assistere al Consiglio Comunale. È nostra intenzione di organizzare una volta al mese incontri aperti con la cittadinanza per renderla più partecipe sull'amministrazione del nostro territorio. Se vi rimangono allora 2 minuti, sì, l'ultima domanda. Infine, uscendo dai problemi locali, essendoci anche le elezioni per il Parlamento europeo, ci farebbe piacere conoscere il pensiero dei candidati sullo stare in Europa o uscire, su mantenere l'euro o tornare alla lira. E per dare risposte che ho già dato, avrete capito qual è il mio pensiero, ma è un mio pensiero personale. Io non sono contro l'Europa. Io sono per un'Italia forte, mi sento italiano, sono orgoglioso di essere italiano e proprio per questo ho scelto la lista dei Fratelli d'Italia. Io non sputo sulla bandiera e non fischio all'inno nazionale. E proprio per questo dico, dobbiamo essere più forti noi italiani in Europa, all'interno dell'Europa, senza uscire dall'Europa. Prendiamo esempio dagli altri popoli, dalle altre nazioni, ma dobbiamo essere forti, dobbiamo portare in Europa persone che sappiano difendere i diritti degli italiani. Se mi rimane qualche altro minuto, queste sono le nostre intenzioni e vi ringrazio per l'attenzione.